Salve a tutti e benvenuti! Oggi vi mostro un mini album che ho preparato in questi ultimi giorni, che racchiude gli scatti del quarto compleanno di mia figlia Viola. Se mi seguite su Instagram avrete già visto qualche pagina in fase di lavorazione e qualche anteprima, diciamo. A proposito, se non mi seguite ancora su Instagram, fatelo, mi raccomando! Vi ricordo anche di attivare la campanellina che trovate qui su YouTube accanto al tasto iscriviti per ricevere le notifiche ai nuovi video. Vediamo l'album. Esteriormente sembra un Midori. Infatti, ha proprio le caratteristiche, anche la chiusura è proprio quella del Midori, con l'elastico. È un forellino, quindi nella parte centrale della copertina. Ho abbellito l'elastico con 4 nappine, come gli anni di mia figlia. Apriamo ed ecco che all'interno però vediamo la rilegatura con i dischetti. La copertina all'interno misura 22 x 30,5 cm ed ho rivestito la carta della collezione Pink Paisley, questa bellissima carta, con la carta adesiva trasparente. Potete anche utilizzare la plastificatrice, però io preferisco la carta adesiva trasparente in questa occasione, perché rende il materiale sì impermeabile, quindi più duraturo, ma soprattutto più morbido, mentre la plastificatrice rende tutto un po' più rigido. Qui ho creato una taschina. Questa tab invece fa parte di un set di fustelle della coppia creativa della serie Slim Line, che ho utilizzato in vari progetti. Vi mostro l'album all'interno e poi vi spiego anche come utilizzare il Punch the Happy Planner per creare questa rilegatura. Non è un tutorial dell'album, ma semplicemente vi do qualche indicazione per utilizzare al meglio il Punch. Le pagine interne invece misurano 12 x 20 cm e ho utilizzato in questo caso 8 anelli di differenti colori, come vedete. Apriamo ed ecco che la pagina crea una finestra con la foto e poi due abbellimenti tridimensionali che ho realizzato con la button press della Wear Memory Keepers, di cui vi ho parlato nei video precedenti, e vi lascio il link qui tra le schede. Gli abbellimenti ovviamente sono delle spillette e anziché utilizzare la parte terminale, quindi il gancio della spilletta, ho applicato il biadesivo spessorato. Giriamo. In diverse pagine ho utilizzato questi angolini che ho trovato da Tiger. In realtà avevo comprato tutte le fantasie disponibili e in questo caso ho utilizzato gli angolini con i cuoricini, ma li trovate di varie fantasie e anche di varie forme. Ho interposto un foglio di vellum con uno sticker, qui ancora gli angolini, qui ho inserito una fustellata della Petal Card della Sizzix, di cui vi ho parlato in un vecchio video, vi lascio il link tra le schede, è una fustella molto carina. Ho utilizzato vari tab della coppia creativa e anche il cuoricino, in questo caso è sempre una fustella della coppia creativa. Qui parlano le foto. Questa pagina è leggermente più corta delle altre. Ho inserito una fustellata della scritta auguri, che è sempre un'altra fustella della coppia creativa. Ho tagliato prima la gomma crepla bianca e poi ho sovrapposto la carta sopra per creare un effetto tridimensionale. Qui abbiamo una foto della torta. Che fatica a fare quella torta. Ancora la parte della torta.
i palloncini tagliati con un'altra fustella della coppia creativa. E qui due pagine che poi svelano, diciamo, il momento della torta e il soffio della candelina. Ancora qualche altra pagina. È il momento dell'apertura dei regali. Ho applicato la struttura con del nastro biadesivo ed è perfettamente stabile. Ciò che preferisco di questa rilegatura è il fatto di poter aggiungere le pagine anche in un secondo momento, quindi è una rilegatura che si presta anche a delle aggiunte successive. In realtà l'album è completo. L'unica cosa che manca sono i bigliettini di auguri, che non ricordo assolutamente dove li ho conservati, quindi quando riuscirò a ritrovarli, perché un giorno salteranno fuori, avrò la possibilità di inserirli nell'album. Semplicemente andando a forare e applicando le pagine all'album stesso. Vi mostro come è semplice realizzare questo tipo di rilegatura. Esistono vari prodotti che ci consentono di ottenere questa tipologia di foro. Io ho acquistato questa dimensione che ci consente di realizzare contemporaneamente 9 fori, ma potete anche trovare i monofori, quindi che ci consentono di forare un foro alla volta e sono dotati di una guida per ovviamente avere i fori sempre alla stessa distanza e sempre in linea retta. Il punch che voglio acquistare prossimamente è quello della Wire Memory Keepers perché se non ho letto male, consente di forare non solo materiali sottili, quindi non solo la carta, ma anche materiali con uno spessore più rilevante, come fanno un po' i corner chomper della Wire Memory Keepers, ma di quel prodotto, diciamo, ve ne parlerò nello specifico quando lo avrò tra le mani. L'unico limite che ha questo prodotto, secondo me, è nello spessore dei fogli che ci consente di tagliare, perché innanzitutto possiamo tagliare al massimo 3 fogli alla volta, quindi non possiamo forare dei materiali di rilevante spessore, quindi questo per me è un limite, perché se volessi realizzare una copertina in cartone vegetale con questo tipo di struttura sarebbe difficoltoso, quindi mi auguro che il punch della Wire Memory Keepers risolva questo problema, ve lo saprò dire prossimamente. Allora vediamo la tecnica che utilizzo io per ottenere delle pagine perfette e forate tutte nello stesso punto. Innanzitutto preparo una sorta di guida, quindi taglio la mia carta da stampante, quindi un foglio di carta da 80 grammi classico, nella lunghezza delle mie pagine, quindi in questo caso 20 centimetri. Quando andate a forare con il punch The Happy Planner, vi consiglio di non forare mai, o in generale nei punch manuali, di non forare mai con un foglio da stampante da 80 grammi perché è troppo sottile. Quindi cosa facciamo? Pieghiamo esattamente a metà il foglio in modo da avere lo spessore perfetto. Poi dobbiamo trovare una guida, un punto di riferimento. Il punch dà in dotazione il centro, quindi la parte centrale del punch, e 2 linee che segnano proprio le estremità. Potete poi ovviamente scegliere il punto di riferimento che più vi fa comodo. Io in questo caso ho preso come punto di riferimento l'inizio della lettera H. Quindi cosa faccio? Posiziono il mio cartoncino esattamente sull'H e semplicemente vado a forare. In questo modo avrò sempre i fogli alla stessa distanza, perché come vedete l'album e tutte le pagine sono perfettamente allineate. Il bello di questo punch è che non abbiamo una chiusura laterale, quindi noi possiamo non solo forare contemporaneamente 9 fori al massimo, ma possiamo anche creare ad esempio solo 2 fori da una parte o dall'altra. Quindi, ad esempio, ripieghiamo il cartoncino, quindi ci posizioniamo lateralmente, ad esempio, come se volessimo fare 3 fori. Ed ecco che possiamo mettere solo 3 anelli. Poi rigiriamo dall'altra parte.
Ed ecco che abbiamo creato la nostra struttura con 6 anelli. Semplice, no? Applicare i cartoncini alla struttura ad anelli è veramente semplicissimo. Basta semplicemente esercitare una pressione in questo modo. E per sfilare, con delicatezza, ovviamente per evitare di strappare le pagine, gli anelli che ho utilizzato io in questa struttura hanno un diametro di 28 mm. In commercio abbiamo anche anelli più grandi, da 35 mm credo sia il massimo, anelli più piccoli, in questo caso io li ho presi da 2 centimetri. Credo di avervi detto tutto su questa rilegatura. Se avete ancora qualche dubbio, potete lasciare un commento sotto il video e sarò felice di rispondervi. Spero vi piaccia anche questo progetto. A presto! Ciao ciao!